Professor Sabatini, il 2021 è un anno molto importante per tutta l'Italia perché celebra il settecentenario della morte di Dante Alighieri. Cosa ci può dire come riflessione? È una data di importanza inimmaginabile per il nostro paese, ma importantissima per tutto il mondo, perché Dante ha puntato la sua attenzione alle lingue, alla lingua umana, alle manifestazioni che la lingua ha dato nei vari paesi. Una delle proposte dell'Accademia della Crusca che annuncio proprio in questo giorno a Pescola Sanzio è quella di, nell'ambito della celebrazione di Dante, presentarlo anche come patrono, sostenitore del plurilinguismo europeo, dell'importanza di tutte le lingue, specialmente le lingue di cultura, del nostro continente dove sono numerose e naturalmente ricche di tanta storia. Da presidente onorario dell'Accademia della Crusca, oggi è diventato anche un monumento all'arte con l'opera del professor Angelo Sante. Cosa si prova quando un linguista come lei riceve un omaggio così importante? Beh, l'importanza dei simboli è nota, delle creazioni che partono da un'idea. L'hanno avuto gli accademici della Crusca, quella fondamentale di considerare la lingua, accostare la lingua al pane, al prodotto fondamentale per un'alimentazione, per essere in vita, quindi alla cultura del grano, della farina, della elaborazione di questa materia per vivere. E questa idea, questo simbolo accompagna tutta l'attività dell'Accademia per secoli, lo teniamo ancora molto vivo, lo sentiamo molto vivo. Ognuno di noi è esortato a trovare un simbolo che accosti la lingua al grano, alla farina, e io ho scelto quella della ventilazione del grano per ottenere la migliore farina. La storia delle pale è raccolta in volumi che illustrano i vari significati delle varie pale degli accademici dalla fine del Cinquecento ad oggi. Questa è la mia pala, il nome accademico è ventilato appunto perché la ventilazione migliora la qualità della farina e del grano, ma riferito anche alla lingua, dal momento che la lingua non è mai statica, immobile, si agita ai venti dell'evoluzione dei fatti culturali e storici. Questa pala è stata dipinta a Pescocco Sanzio, su mia indicazione, dal maestro Roberto Di Iullo, che ha rappresentato ottimamente la scena di un contadino che muove il grano per ventilarlo, e il panorama è quello dei monti che sono di fronte a Pescocco Sanzio. Durante il suo intervento ha lasciato tutti sorpresi spostandosi in mezzo ai ragazzi, ai quali hanno beneficiato del suo prezioso intervento. Che messaggio vuole lasciare a queste giovani leve? Beh, vorremmo dire tante cose ai ragazzi, comunque, essendo una scuola, la scuola nella quale io ho cominciato i miei studi di livello primario fino alla quarta, e mi sono rivolto ai ragazzi prima di tutto perché non si sentissero esclusi. Il pensiero principale è per loro. E ho segnalato i due temi che altri relatori avevano già indicato, che hanno guidato anche la preparazione di questi simboli, di queste rappresentazioni che ho ammirato: la lingua e il territorio, il luogo dove viviamo e lo strumento che ci serve per pensare, conoscere, comunicare e lavorare con gli altri. Questi concetti ho voluto dirli direttamente ai ragazzi che erano raccolti sul fondo di questa aula corridoio.
Sindaco Roberto Sciullo, il professor Francesco Sabatini, come una pietra miliare posta all'ingresso di Pescuolo Costanzo, ha segnato il percorso della cultura all'interno del paese. Cosa si prova ad avere questo grande monumento umano all'interno di questa comunità? Ma guarda, Francesco Sabatini non ha segnato il percorso culturale di Pescuolo Costanzo, ha segnato il percorso culturale della lingua italiana, non a caso è quello che è ed è sicuramente il miglior linguista in questo momento in circolazione. È sicuramente un onore avere Francesco Sabatini tra i nostri residenti, ma guarda, la cosa più bella è che l'onore se lo sente tutto lui addosso di essere pescolano. Lui ama questo paese, adora questo paese, è orgoglioso di essere pescolano e questo forse ci dovrebbe insegnare qualcosa a noi tutti che molto spesso lo dimentichiamo.